tutto pronto per gara 2 della 600 con il mio fianco Andrea Tomio. Ciao Gianluca. È tutto via, la bandiera verde scattati, partiti con Liberini davanti. Andre, dobbiamo fare però un attimo di calcoli, perché Liberini dopo gara 1 si è laureato campione. Ok, quindi Liberini... è una gara un po', diciamo, che non che lascia il tempo che trova, perché evidentemente è una gara interessante, importante per tutti quanti i piloti, ma Liberini corre molto più, scusami il gioco di parole, libero di testa. Eh sì. Beh, evidentemente, come dicevamo anche nella 300 per Conte, è lo stesso discorso, te la vivi un po' più tranquillo, un po' più sereno, e ti godi la gara. Ti godi sicuramente la gara, anche perché poi Liberini ha fatto un tempone in per quanto riguarda come la qualifica. Il sole basso, perché è stata una delle ultime gare. Da fastidio, quando nella curva qua di ritorno non vedi. Potrebbe essere un problema. Liberini aveva fatto una qualifica, Andre, un secondo e tre più forte di Cavallara, che è una wild card. Intanto Benedet provava a scavalcare qualcuno, è stato contro scavalcato, sole basso. Evidentemente, Andre, abbiamo assistito ad un weekend veramente bello, tosto. Liberini anche qui ha ribadito con forza che è sempre stato lui il leader indiscusso della categoria. Non è che ha avuto un passaggio a vuoto, Andre, semplicemente Liberini non ha avuto la possibilità di presentarsi l'appuntamento prima e ha preso 1-0 che gli aveva destabilizzato la classifica, se no Liberini aveva sempre dominato la Risa Tax 600. Certo, quindi... Benedet forse lungo, va lungo. Rientra e qui ha perso qualcosa. Perso qualcosa Liberini, non perde mai però davanti. Quando sei con lui davanti. Ah no, Cavallara. Non è Liberini. No, questo è Liberini però. Questo è Liberini. Penso che abbia scavalcato tutti quanti nel giro del rettilineo. E si trovi in quel momento, si trovi in quella situazione particolare. Cavallara. Esatto, con Cavallara, che però forse, Andre, è passato all'intertempo. Adesso cerchiamo di capire. Questo sole non ci sta granché aiutando. No, è Cavallara davanti. Cavallara che sta provando a scappare. Perché ha lo stesso colore della moto di... La stessa livrea di molto Liberini. Simile comunque. Molto simile. Non è che le abbiamo confusi, che all'inizio abbiamo visto Cavallara. Poi ci siamo guardati io e Andrea Tomi, e detto, però è strano che Liberini non sia davanti. Esatto. Abbiamo dato per scontato che potesse aver scavalcato il rettilineo qualcuno. Poi con questo sole qua, vedere la moto così diventa un po' difficile. Però ti posso dire, Andre, che è stata una race a Tax 600 veramente, possiamo adesso anche un po' andare a tirare le cuoia e a capire un po' quello che è stato a livello proprio anche di numeri. È stata un'annata trionfale per Liberini. Beh, indubbiamente sì, dal momento che vinci il campionato con 1-0 ha fatto 3.50 a Varano, a Cremona, a Varano ha fatto 1-0, a Cervesina non si è potuto presentare e qui a Cremona dopo il primo 25, adesso vediamo come finisce gara 2, dove può tranquillissimamente anche arrivare quinto, non è un problema per lui. Ha avuto dei... forse non ha avuto un acerrimo rivale pronto a provare a giocarsela con lui, perché Coletto è sempre stato molto alterno, un po' come Vok, che oggi non c'era un dritto. Adesso andiamo anche a capire da parte di chi, mentre Cavallara comanda sempre. Eh sì, però Liberini adesso è terzo. Occhio, perché Liberini secondo me sta provando ad insidiare chi sta davanti, ad esempio Coletto, per poi secondo me andare a prendere Cavallara. Io ti dico, secondo me Liberini anche nei 7 giri vuole provare a piazzare la zampata. Beh, perché no? Ma anche Coletto lo vedo bello carico. Eccolo lì. Eh? Liberini si è avvicinato tantissimo. Coletto si è avvicinato a Cavallara. Bellissima questa inquadratura, Andre. Molto bella. Sembravano veramente un'inquadratura proprio tridimensionale. Mauri, Morselli, da solo. Sì. Da solo, bello beato. Anche per lui è importante arrivare a concludere questa gara. Per Maurizio Morselli ha fatto un buon tempo comunque, perché 44 in qualifica non era così staccato, non era così scontato, perché comunque è una pista nuova. Benedet scavalca Zagoner, che però gli e a questo esatto a questo Benedet riesce ad infilare Zagoner e poi si fa chiudere la porta, probabilmente non riesce ad avere quella performance per provare a scavalcarlo. Vediamo di nuovo qua se prova ad andare all'interno. Andare è andato, vediamo se riesce a chiudere il sorpasso. Sì, qua riesce, Andre. Bel sorpasso da parte di Benedet su Zagoner. Occhio proprio che qua Zagoner sfrutterà la scia, vediamo se riesce ad entrare
col suo motone alle spalle di Bennett, sì, ci riesce di nuovo. Ma questo è il punto forse più interessante. E gli ridà la paga. Bennett, bisogna vedere se sta interno. Mi sembrava un po' larghino. Eccolo Liberini, lì. Su primo. Coletto, ma Coletto... No, è primo Liberini. Ha scavalcato anche Cavallara. Allora Cavallara era su Coletto. E... Esatto. Cavallara ha scavalcato. Scavalcato da Liberini. Coletto è vicinissimo a Cavallara. Anzi, adesso forse l'aveva anche quasi sorpassato. E Liberini, quando vede Andre, quando vede Cremona, gli, come se gli parte un raptus. Comunque Coletto ha scavalcato Cavallara, sì. La verità è che Coletto ha scavalcato Cavallara. Si trova davanti e a questo punto è molto importante per lui anche questa situazione interessante dal punto di vista di classifica. Ripeto, interessante in che senso? Nel senso, Andre, che fa punti, fa morale, non per altro, certo. Non chissà che cosa, anche perché la classifica è già abbastanza scritta da questo punto di vista. Assolutamente sì, sì, beh, ormai non c'è molto da dire, nel senso, i giochi sono stati fatti e tutto è già scritto. Si corre per il gusto della gara, perché comunque l'ultimo appuntamento della stagione, si ha sempre voglia di non smettere mai, in sostanza. Che forse vengono anche sempre le cose migliori da questo punto di vista. Ti devo dire la verità, arrivano sempre le cose migliori da gare di questo tipo. Guarda come sta calando il sole intanto. Però vedi, Liberini ha sempre avuto la moto gialla fluorescente. In quest'ultima gara ha una livrea diversa. Ci ha ingannato che ha la moto bianca, ma lui ha sempre avuto la moto gialla fluorescente. Dovete sapere che Andrea Tomo si sta documentando su Instagram. Io... Gli è venuto un dubbio, ma è venuto anche a me. Perché io guardavo, infatti mi confondevo, ma ha sempre avuto la moto di questa colorazione. Infatti, gialla fluo. Adesso... Una nuova livrea, si è presentato con una test con una moto nuova. E quindi sì, comunque, esatto. Comunque il risultato è sempre lo stesso. Indubbiamente, però ci ha un po' destabilizzato. La prossima noi. Volta che cambi la moto, se ci fai uno squillo, un trillo, ce lo dici, noi te ne siamo eternamente grati. Esatto. Quinto giro, Andrea, andiamo a vedere qualche slow motion. Abbiamo fatto un po' una circospezione di quello che è stato il campionato della 600 Race Attack, dove Liberini ha... Sì, la verità di cose, ha dominato, ha sempre avuto una performance importante. Si sono alternati qualche volta Campanini, Rolando, diversi piloti che non hanno però mai avuto oggettivamente, Andre, forse quella continuità. Sì, è mancato un po' qualcuno che potesse dare fastidio per davvero. Sembrava Voc a un certo punto. A Varano era sembrato Voc, però sì, non sono mai riusciti ad avere quella costanza. Per davvero che sei lì a dar fastidio. A combattertela, a combattere per davvero. Combattere, chiaramente, ragazzi. Sì, sì. Parola metaforica, sì, non a spingersi dalle moto. Chiaro. Però giustamente è vero, qui intanto abbiamo qualche slow motion bellissima. Tra l'altro al tramonto questa pista è ancora più bella. Guarda come vengono bene questi slow motion. Andre, esaurire gli argomenti. Sembra quasi una cosa romantica al tramonto. Morselli qua in piega. Morselloni, lo sai che con le sue con il suo modo di fare, anche una persona splendida, sì, al davvero, di fuori davvero, dal paddock. Molto gentile. Ti racconto questo aneddoto. Quando arrivai la prima volta a Cervesina, lo trovai fuori, lui mi disse: io non so chi tu sia. E io ho iniziato a parlare. Mi fa: aspetta, tu sei la voce del moto estate? Io ho detto: sì, sono io, Maurizio. Lui ha preso, si è girato e mi ha dato tre brioche. Erano le tipo le 11 mattina. Guardate, ti faccio: Mario, ma io devo andare a commentare. Fa: tu devi mangiare almeno una brioche. Ti ringrazio. E io ho detto: ti ringrazio io tanto, Mauri. Era grande. Giusto per ricordare. Stiamo guardando. Davvero, una bravissima persona. Bravissima. Sono veramente tutti quanti delle bravissime persone, quelle che... Perché poi oggettivamente siete voi l'anima del trofeo motostato. Questa invece è Speretta. Sì, Claudio Speretta, okay. Sì. Claudio Speretta, abbiamo visto la slow motion mentre stanno per completare quello che è il quinto giro. Si apprestano ad affrontare anche il sesto. Siamo in carena con Maurizio Morselli, che affronta un paio di curve zigzaganti prima di tagliare il rettilineo. Ripeto, per un pilota come lui è anche importante veramente riuscire a concludere la gara, perché rappresenta un po' l'obiettivo poi per il quale si arriva al moto estate. Ci sono dei progetti anche per l'anno prossimo, ne parleremo successivamente. Liberini ha salutato la compagnia perché deve scappare. Sì, infatti ha fatto ciao, attenzione là fuori, che passaggio all'esterno strano. Ma vedere che ne scavalca due Benedett qui? Ma c'è stato... si sono un po' sorpassati, sì. Un po' troppo verso l'esterno. Caccamo, un po' in difficoltà, ha sempre avuto un'altra percezione con la sua moto, qui mi sa che ha fatto un po' più fatica. Proprio a livello di performance della moto, ti dicevo,
qualche progetto. Il trofeo potestate l'anno prossimo andrà, attenzione, perché se tutto va come deve ci si riapre anche al pubblico, che forse è stata la componente mancante quest'anno. Sì, un po' per tutti, dagli organizzatori, soprattutto anche per i piloti, perché comunque correre con il pubblico è sempre più bello. Poi si appassionano anche delle altre persone che sono più vicine. È una spinta emotiva, una carica diversa, quella anche di avere il pubblico, non tanto dalla parte di qualcuno, dalla parte di nessuno, però è proprio un aiuto a tutti. Proprio a tutti, una boccata d'ossigeno per tutti. Noi speriamo evidentemente che il prossimo anno i trofei motoestate, questi 5 appuntamenti, possano essere corroborati anche dalla presenza di un pubblico, magari non al 100%, anche se mi sembra che gli sport si stiano aprendo. Ricordiamoci che siamo a ottobre quasi prossimo del 2021, il 2022 inizia il motoestate, chi lo sa, Andre, che magari l'abbiamo mandata via questa carogna di pandemia. Guarda, è tanto tempo che siamo in ballo, speriamo per davvero, perché al di là del motorsport davvero ne hanno bisogno tutti. Stiamo vedendo anche un po' tutte quante le tribune colorate nei vari circuiti della MotoGP, anche della Superbike. Beh sì, se pensi anche effettivamente all'ultima gara, quando sono andati a dare, diciamo, l'addio a Valentino, la tribuna era piena, gente ce n'è, iniziano ad arrivare, dai. Questa è la nostra più grande speranza, speranze di Berini. Ecco, anche qui, Andre, secondo te fa il salto e va in 1000? Ma non è detto che uno faccia il salto e vada in 1000, magari uno, in questo caso come Liberini, che vince la Race Attack, ricordiamo che non può passare alla 600, no, deve passare alla non 600, può più farla la Race Attack, perché dal momento, perché, esatto, diventando campione non puoi più forza farla, quindi o passa la Open oppure può decidere di passare alla 1000 e farla la Race Attack 1000. Però sicuramente la Race Attack 600 non la può più fare. E oggettivamente anche lì trovare magari qualche stimolo diventa anche difficile quando hai fatto, cioè quando vai a rivedere tutto il percorso. Intanto... Ma no, ma è anche giusto, perché diciamo, proprio... se no rimane sempre il veterano, il leader che stacca tutti. E invece è giusto che ogni anno venga rinnovato. E ci siano anche dei nuovi. Certo, dei nuovi, e soprattutto, visto che hai dimostrato di vincere, vai nella Open. Devi dimostrare. Esatto. Quello che sei valso sicuramente Liberini, quest'ultimo giro lo dedichiamo abbastanza a lui, ha veramente dimostrato tutto il suo valore, tutta comunque la sua anche performance, nonostante oggi ci abbia fatto la sorpresa di presentarsi con una moto diversa, ma alla fine lo abbiamo riconosciuto. Alla fine sì. Ha stravinto gara 1, sta stravincendo gara 2, nonostante al quarto giro si trovasse ancora terzo, poi ha deciso di mettere la sesta, la settima, l'ottava, l'ha ingranata, ha salutato la compagnia, mentre Cavallara, che ha fatto una grande partenza, 3 buonissimi giri, adesso stava lottando per la terza posizione con Rolando, che era tornato forte, molto forte. Como quinto, sesto Torlaschi, questo è Coletto, anche lui buonissimo secondo. A questo punto chissà che non si cambi di lui per provare il prossimo anno a strappare lo scettro ad Andrea Liberini, che è campione della Race Attack 600, lo era già da gara 1. Gara 2 serve solo fondamentalmente a suggellare il trionfo di questo ragazzo. Io mi sono trovato con lui a commentare qualche gara, bravissimo ragazzo, tutti molto giovani, Andre, tutti molto affiatati e collaudati, e all'interno di un progetto che è quello del motoestate, che non vorremmo finisse mai. Vince Andrea Liberini, mano al cielo per lui, un'esultanza, sa di addio a questa categoria. Secondo Coletto, terzo Cavallara, quarto Rolando, poi Como Torlaschi e in Ciao Maurizio, aspettiamo un attimo che si toglie il casco. No? Diciamo che la temperatura, l'unica cosa buona è che la temperatura adesso è accettabilissima, poi non ha piovuto e sono due grandi cose, giusto? Forse era meglio che pioveva, diciamo. Guarda, ti dico la verità, io non ci vedevo niente, perché c'è il sole così e gli altri hanno visto meglio, però per quel che fa a me non vedevo niente. Non ci vedevo proprio lì, infatti ho girato male rispetto a stamattina, però fa niente, noi stamattina abbiamo fatto il nostro dovere, ho finito la gara, ma sinceramente non ci si vedeva più. Poi il motore adesso. Quella del sole contro è un problema che avevamo visto anche noi da fuori. Da dentro a sbandare, poi dopo sai, fai riferimento a 2-3 giri, ma comunque dai, l'abbiamo portata a termine e fine. Sono contento lo stesso per aver raggiunto quel tempo di stamattina e aver messo a posto la moto, però ragazzi, meno mai corse,
ho mai corso col sole così proprio. Dice lì, c'è la curva lì, l'altra, ma non. Sì, no, ti ripeto, avevamo notato anche noi. Noi quello che abbiamo fatto stamattina è quello che volevamo fare. Dopo oggi c'è anche così. Risultato raggiunto, dai Maurizio, ok. Oggi è stata dura, il tempo, tutto il resto. Grazie a voi. Grazie a te, grazie, ciao. Ancora una volta con William Benedett. A noi dispiace che questa è l'ultima intervista che possiamo fargli della stagione. Al di là del risultato, di quello che ci dirà, mi sento proprio di dire che è una cosa che personalmente mi spiace. Adesso tocca a te, William. Beh, anche su questo punto di vista anche a me mi dispiace tantissimo. È stato bello, è durato come al solito, è volato, ci siamo divertiti. Le interviste a me mi gasano tantissimo. Sì, peccato. Comunque sul punto di vista di gara, niente, era bella come gara perché comunque la moto in sé era a posto. Però mi sono ritrovato che confronto alla gara 1 tutto era cambiato e dove staccavo prima non potevo, infatti ho fatto due lunghi e mi hanno compromesso un po' la gara. Poi è stata dura perché la visibilità era scarsa. Bravo, ce lo stava dicendo anche un altro concorrente che il sole in fondo al rettilineo è stato un problema. È scarso, infatti ho fatto un paio di errori che non avrei mai fatto e purtroppo esperienza. Infatti ci ho messo un paio di giri per cominciare a inquadrare la situazione. È stato bello perché poi a un certo punto mi sono messo a battagliare con Zagoner, lì è stato molto divertente. E purtroppo abbiamo avuto un imprevisto per lui, non per me, quindi io sono potuto andare via. Tutto sommato, bene. Grande Morsel. Però dai, tutto sommato sono contento e sì, sono contento, dai, la moto è a posto, sì. Però William, a parte che siamo andati un po' lunghi coi tempi, però il tempo ci ha graziato, perché avrebbe dovuto piovere. Sì, avrebbe dovuto piovere. È stato proprio bello questo vento che è arrivato, ha portato via tutte le nuvole e ci ha fatto finire la giornata in bellezza e va benissimo, sì. È stato un piacere e speriamo veramente di incontrarti anche la prossima stagione, William. Sì, sicuramente. Un bacione a tutti, un bacione all'organizzazione, agli sponsor e a tutti i fan. Ciao!